studente, vorrei insomma portare anche la voce degli studenti delle scuole superiori che sono state, insomma, non voglio vantarmi, però insomma uno dei primi soggetti che negli ultimi 3 anni ha iniziato davvero a vivere le piazze, a scendere in piazza, ad arrivare ad occupare le proprie scuole contro quel progetto insomma di distruzione della scuola e dell'università che è stata la riforma Gelmini. Vi ricorderete tutti come dal 2008 insomma lo slogan che ci ha contraddistinto è stato quello del noi la crisi non la paghiamo. In un certo senso quello che sta succedendo oggi qui e quello che è successo in tutto il mondo negli scorsi mesi è strettamente collegato a quel noi la crisi non la paghiamo che dicevamo qualche anno fa noi studenti nelle piazze di tutta Italia. Praticamente quello che sta succedendo oggi è che se quel noi la crisi non la paghiamo qualche anno fa si riferiva a una crisi che non era ancora tra virgolette reale, ma era una crisi che avveniva nei mercati finanziari, erano dei numeri che forse neanche riuscivamo bene a capire, ma che insomma iniziavano già a prefigurarsi come dei tagli sulle nostre scuole. Quello che è successo è che man mano si è sempre fatta più concreta e quindi è andata sempre più a modificare la nostra vita, la vita di tutti i giorni, è andata a peggiorare le nostre condizioni e quelle delle nostre famiglie all'interno della scuola ma anche all'esterno della scuola. Basta pensare a tutti quei costi che di fatto rendono sempre più difficile andare a scuola, mi riferisco ai libri scolastici, insomma ai genitori che sono qua in piazza lo possono capire, si tratta veramente di centinaia di euro, mi riferisco agli abbonamenti dei pullman che dobbiamo pagare per andare a scuola, mi riferisco alle tasse di iscrizione delle nostre scuole che stanno sempre più aumentando. Quindi quello della scuola alla fine ci siamo accorti che è un piccolo tassello, un piccolo pezzo di un puzzle che è in realtà molto più enorme, che si va sempre più allargando e la gente che è qui in piazza per fortuna lo ha capito. Questo progetto qual è? Semplicemente è quello che noi dicevamo già anni fa, 3 anni fa, ovvero far pagare la crisi a chi questa crisi non l'ha creata, con degli strumenti che in realtà sono più o meno... Con degli strumenti che in realtà non sono decisi dai vari governi, ma sono decisi da strutture, da potentati che vanno ben al di sopra dei governi delle singole nazioni. Perciò la prima riflessione che come studenti abbiamo fatto quando abbiamo visto cadere il governo Berlusconi non è stata un bel applauso, non è stato un momento di gioia, ma è stato dire bene, adesso cosa succede? Forse ci va ancora peggio, forse comunque di sicuro non ci va meglio. Perciò passo al lato più pratico. Prima che il governo Berlusconi cadesse, noi avevamo già stabilito una data di mobilitazione studentesca che sarà il prossimo giovedì, giovedì 17, e l'appuntamento è per gli studenti alle ore 9 in Piazza Arbarello. Bene, abbiamo detto, bene, cade il governo Berlusconi, dobbiamo far vedere che la nostra intenzione non era quella di buttare giù Berlusconi. Ma era quella, l'abbiamo sempre detto, di abbattere un'intera casta politica, di abbattere un'intera casta finanziaria. Quindi cade Berlusconi, bene, facciamo il 17 del corteo, ma andiamo oltre. Facciamo vedere che il nostro interesse non era, come dice una certa parte della sinistra, di abbattere Berlusconi, che tutto dipende da lui, tutto ha fatto lui, se siamo nella merda è solo colpa sua. No, questo lo dice chi vuole pararsi la schiena e già pensare di andare anche lui a mangiare quella fetta di privilegi, a mangiare dalle poltrone che poi paghiamo tutti noi. Quindi dopo il 17 non fermiamoci, ma anzi andiamo ancora una volta a riprenderci le nostre scuole, andiamo ancora una volta a occupare le nostre scuole, perché secondo noi quella è una pratica importante, far vedere che se noi viviamo la scuola tutti i giorni vuol dire che la scuola, sulla scuola dobbiamo decidere noi, ma non solo a livello nazionale, anche a livello locale. Voglio ricordare chi siede qui, insomma, Cota, chi siede là dietro, Fassino, no? Quindi se noi viviamo la scuola tutti i giorni, sta a noi decidere cosa farne della scuola, sta a noi proporre un modello diverso di scuola, sta a noi costruirlo dal basso, solo attraverso le nostre forze, perché la cosa che mi piace molto anche di questa piazza è che per fortuna non vedo bandiere di partiti, non vedo bandiere di associazioni. Quindi una, tra virgolette, come per noi è anche stato un esempio, la lotta valsusina è una cosa che viene dalla gente, che viene dal basso e viene soprattutto dalla gente che si è davvero stufata, che ha capito che le cose così non funzionano e non funzionano non perché c'era Berlusconi,
ma non funziona perché è un modello economico che ha creato questa crisi, è un modello economico che sta facendo pagare la crisi a noi, alla gente che di sicuro non l'ha creata, la gente che di sicuro da questa crisi non otterrà nulla se non, se non un peggioramento delle proprie condizioni. Quindi secondo me davvero credo che quello di oggi è un segnale importante, perché insomma abbiamo visto in altre parti del mondo arrivare a questo livello così popolare in maniera anche più veloce, mi riferisco a indignati spagnoli, a quelli americani, a quelli islandesi, a quelli di un po' tutte le parti del mondo, e anche qui in Italia si inizia a diffondere questo livello. Quindi anche qui in Italia dobbiamo saper comprendere quali sono state le esperienze che ci sono state in altri paesi, saper cogliere quali sono stati i momenti di ricchezza. Io vorrei sottolinearlo ancora una volta, secondo me una delle questioni che ha davvero reso ricco alcuni movimenti, alcune situazioni al di là della nostra nazione, è stato il fatto che era una cosa popolare, gestita dal basso, come tra virgolette, se mi permettete, è anche stata la lotta di noi studenti, che ha saputo tenere lontano certi partitini, certi giochi di politica, certi politicanti che già vedevano nella lotta studentesca uno strumento per poi andare a finire nello stesso gioco di potere. Quindi io credo che da questo segnale dobbiamo comunque continuare, e dobbiamo anche, per quello che dicevo prima, non è che è caduto il governo Berlusconi e noi qua in piazza oggi non ci siamo, no, noi vogliamo vedere poi cosa combina Monti, vogliamo poi vedere cosa si combina dopo, e già lo sappiamo, comunque la solfa è sempre la stessa, tagli dappertutto, su tutto il sistema di welfare, su tutti i servizi, su tutto il discorso dei beni comuni, tagli che però hanno una forte ricaduta sul livello delle nostre vite, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, tutti quei discorsi, tutte quelle belle parole che sentiamo nella televisione, poi sono cose, lo sappiamo benissimo, che toccano le nostre vite proprio nella quotidianità, che toccano i nostri stipendi, che toccano la nostra scuola, che toccano il nostro lavoro, che ci fanno diventare disoccupati, che ci fanno diventare precari. E quindi appunto vorrei dire, bene, quello di oggi è già un buon risultato, continuiamo ad arricchire questa giornata, quindi invito anche altra gente a parlare e guardiamo anche oltre, soprattutto guardiamo a come comunicare questo all'esterno senza magari non cadere nei soliti giochi, ma facendo vedere che qui c'è davvero la gente e c'è davvero gente che non ha bisogno di bandiere, ma che si sta esprimendo nel modo più diretto e nel modo più reale possibile.